Buongiorno dal TG1 in Salento, la protesta di sindaci e cittadini dopo il via libera del governo al gasdotto TAP che porterà il gas dal Mar Caspio alle coste pugliesi. A San Foca di Melendugno cresce la rabbia degli attivisti no TAP contro i 5 Stelle. Sul gasdotto non si può tornare indietro, questa è la linea dell'esecutivo. Faremo di tutto per evitare danni alle comunità locali, assicura il movimento. Giovanna Cucè, poi Bruno Luverà. Il manifesto con i volti dei parlamentari 5 Stelle finisce in cenere, come la bandiera del movimento, tutto bruciato in piazza Melendugno, dove amministratori locali e attivisti no TAP si sono dati appuntamento nonostante il maltempo. La domenica di rabbia e di proteste dopo il no del governo al blocco del cantiere dell'infrastruttura che porterà in Italia il gas dall'Azerbaigian. Se queste persone vogliono far vedere di avere peso nel governo, dovrebbero prendere seriamente sul serio l'ipotesi di dimettersi. Gli slogan contro il ministro con delega al sud, la salentina Barbara Lezzi, la richiesta di dimissioni urlate con le schede elettorali che molti strappano. Se c'è Salvini che respinge, chiude i porti e respinge le navi perché ha fatto delle promesse elettorali, da quest'altra parte, la parte gialla, ha avuto paura di dire no alla TAP. Gli amministratori locali di nuovo sulle barricate parlano di fiducia tradita, di promesse mancate che danneggeranno un intero territorio che vive di turismo. I lavori potrebbero riprendere già domani con l'arrivo di una prima nave che dovrà monitorare il rumore e la torbidità dell'acqua quando la Fresa comincerà a scavare il microtunnel. In contemporanea i cantieri a terra per la costruzione del terminale di ricezione del gasdotto. I governi del PD hanno sottoscritto accordi internazionali sulla TAP che legano le mani al nostro governo, impedendo di mettere in discussione il gasdotto. Questa è la risposta del vice premier Luigi Di Maio, che denuncia: quando eravamo all'opposizione non ci hanno fatto vedere le carte, solo quando siamo entrati al ministero abbiamo letto i documenti. Mentre il no alla TAV è nel contratto di governo, sul progetto della TAP il blocco dei lavori significherebbe far pagare ai cittadini cifre risarcitorie salatissime, 20 miliardi di euro. Come una manovra economica. Interrompere la TAP oggi ci costerebbe oltre 20 miliardi di euro, visti gli impegni presi dal precedente governo. Le verifiche che abbiamo fatto non hanno fatto emergere irregolarità. Tuttavia noi siamo qui, controlleremo e vigileremo attentamente e costantemente l'ire dei lavori affinché non vi siano problemi per le comunità locali. Nel pieno delle tensioni, con malumori nella base e tre senatori pentastellati che chiedono al governo di tornare indietro, i ministri Bonafede e Fraccaro invitano il movimento a rimanere compatto. L'impegno è evitare danni a quelle comunità locali non coinvolte in passato dai democratici che hanno voluto la TAP e l'hanno blindata ad arte.